L'invenzione del colpevole è il titolo della mostra inaugurata il 13 dicembre dello scorso anno presso il Museo Diocesano Triventino. Una mostra attualmente in stand-by, ma che vorremmo riaprire appena possibile e prolungare fino al 15 settembre. Siamo in attesa delle ultime risposte da parte dei prestatori, ma riteniamo che la nostra proposta verrà accolta. In preparazione di una possibile futura visita alla mostra, vorrei spiegare il senso di questa iniziativa e allo stesso tempo illustrare il catalogo che la correde. Partiamo dal titolo. Volevamo fin da subito far capire quale fosse il taglio della mostra, così da sgombrare ogni dubbio sulla posizione del museo riguardo al discusso caso di Simone da Trento, il bambino cristiano scomparso il 23 marzo 1475, della cui morte furono ingiustamente accusati gli ebrei. È una verità consolidata, ma ancora messa in dubbio da alcuni, che i colpevoli della morte forse accidentale di questo povero bambino non furono gli ebrei. Si trattò di un'operazione ben orchestrata, ispirata a quel sentimento antigiudaico molto diffuso nell'Europa del tempo, che trovò un potente supporto in una efficace propaganda che fece ampio uso di tutti gli strumenti a disposizione della società del tempo. La stampa tipografica, anzitutto, di recentissima introduzione, e la diffusione delle immagini veicolate soprattutto da fogli volanti incisi, facilmente replicabili e acquistabili a poco prezzo. Questi furono i due strumenti di cui ci si servì per una propaganda molto efficace. La mostra intende far capire al visitatore il passaggio dalla propaganda appunto alla storia, operazione avviata negli anni 60 da un personaggio che ci è molto caro, Monsignor Igino Rogero, rifondatore del nostro museo e per più di mezzo secolo suo direttore. A lui, non a caso, è dedicata la mostra. Fu proprio Rogero a promuovere la riapertura del caso, anche su sollecitazione di Gemma Volli, un'insegnante ebrea che lo contattò per caldeggiare un'azione della Chiesa in tal senso. Furono avviati importanti studi finalizzati ad approfondire una vicenda che inevitabilmente aveva segnato le relazioni tra cristiani ed ebrei in Europa. Studi ispirati, come ebbe a dire Monsignor Rogero, da una serena e ferma ricerca della verità storica. Rogero, insomma, sentì l'urgenza di verificare quanto la documentazione, che per secoli aveva supportato l'infamante accusa rivolta alla comunità ebraica trentina, corrispondesse alla realtà dei fatti. Quindi incaricò padre Eckert, un domenicano che aveva già compiuto operazioni analoghe in Germania, di analizzare i documenti che avevano sostenuto l'accusa. Nel 1964 fu pubblicato l'esito di queste ricerche. Dopo attenta analisi del testo, la Sacra Congregazione dei Riti, il 4 maggio 1965, rinviò all'Arcivescovo di Trento una lettera in cui si rimetteva a lui, a Monsignor Gottardi, la soppressione del culto. La decisione fu resa pubblica con la notificazione circa il culto del piccolo Simone da Trento, riportata nella rivista diocesana Tridentina. La data, 28 ottobre 1965, coincideva volontariamente con la promulgazione del decreto Nostra Aetate, approvato dopo un ampio dibattito in seno al Concilio Vaticano II. Si tratta di una dichiarazione molto importante, all'interno della quale il capitolo Le relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane riconosceva le radici ebraiche del cristianesimo e raccomandava una mutua conoscenza e stima reciproca e un fraterno dialogo tra le due religioni. In questo particolare clima, l'abolizione del culto del piccolo Simone valse a sanare quella frattura che da secoli aveva compromesso i rapporti tra le comunità ebraiche e Trento. Al contempo, nuovi studi storici, iconografici e iconologici offrirono ulteriore razionale supporto alla rinuncia che era chiesta alla popolazione trentina ad una devozione che era ancora molto viva in pieno Novecento. A distanza di più di mezzo secolo ci siamo chiesti quale fosse il grado di consapevolezza della comunità trentina e non solo sulle motivazioni che portarono ad abolire un culto tanto amato
e in che misura il grande pubblico fosse a conoscenza del contesto e dei fatti che condussero all'accusa di omicidio rituale rivolta agli ebrei. Ci siamo domandati infine quanto la gente sapesse delle tappe e dei risultati conseguiti dalla ricerca storica. Avevamo infatti la netta sensazione che il dibattito attorno al caso Simonino avesse coinvolto solamente una ristretta cerchia di specialisti, senza arrivare ad una platea più ampia. Ecco allora l'urgenza di riprendere il filo della storia per riannodarlo al presente. Un presente, peraltro, segnato dal preoccupante riemergere di pulsioni antisemite e razziste, alimentate da una crescente intolleranza nei confronti dell'altro da sé, comunque inteso. La pandemia, nella quale siamo immersi da mesi, ha fatto emergere nuove forme di intolleranza in un bizzarro quanto triste rovesciamento delle parti che ha trasformato in diverso, in untore, quanti in precedenza erano soliti demonizzare l'altro da sé come tale. Nella vicenda del Simonino, odio teologico e odio sociologico si miscelarono, mettendo le basi di quel forte sentimento antigiudaico che percorse il Medioevo europeo con conseguenze devastanti per trasformarsi nei secoli in antisemitismo. Ma l'accusa rivolta alla comunità ebraica di Trento non fu che l'esito della paziente costruzione del nemico, alimentata da pregiudizi, stereotipi, superstizione, odio, paura nei confronti del diverso. Avere un nemico, scrive Umberto Eco, è importante non solo per definire la nostra identità, ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori, mostrare nell'affrontarlo il valore nostro. Pertanto aggiunge, quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo. Questo fu il presupposto che condusse all'invenzione del colpevole, gli ebrei. Come si è detto, gli studi condotti con rigore metodologico dalla metà del secolo scorso hanno contribuito a ricostruire i passaggi che condussero alla formalizzazione di un'accusa infamante, quella del sangue, e alla beatificazione di fatto del piccolo innocente. Il catalogo riprende e aggiorna l'indagine svolta in questi anni, proseguita anche dopo l'abolizione del culto, così da delineare un quadro possibilmente esaustivo della vicenda. Due le sezioni del volume. La prima rilegge il caso di Simone da Trento dal punto di vista della critica storica. La seconda focalizza l'attenzione sugli esiti artistici di una devozione spesso segnata da autentico fanatismo. Emanuele Kurzel, attingendo ad una sezione dell'archivio personale di Monsignor Gio e Eugenio Roger, ricostruisce le tappe dell'abolizione del culto dall'interno, ovvero dal punto di vista di uno dei principali protagonisti di quell'epoca e di quei fatti. Tommaso Cagliò mette in relazione il caso trentino con altri omicidi rituali imputati agli ebrei in Europa nel corso dei secoli, fino all'Ottocento. Daniele Arando evidenzia il ruolo assunto dal principe vescovo Johannes Hinderbach, quale registro occulto, ma non troppo, di una potente macchina propagandistica atta ad amplificare l'accusa e i miracoli attribuiti alla piccola salva per favorirne la beatificazione. Delle modalità adottate per la costruzione di quella che potremmo definire una fake news ante litteram si occupano da differenti angolazioni Donatella Frioli, Antonella degli Innocenti dell'Università di Trento e Matteo Fadini, Diego Guaglioni e Anna Esposito, che a suo tempo scandagliarono con estremo rigore i testi dei processi, evidenziandone le forzature, rilevabili anche sotto il profilo giuridico, propongono un'efficace sintesi dei loro studi. Maria Giuseppina Mozzarelli, basandosi sulle due biografie di Bernardino da Feltre, indaga i riflessi della predicazione del frate nella vicenda trentina. Anna Foa rilegge il caso dal punto di vista ebraico, inquadrando la pericolosa accusa del sangue tra le molte calunnie che concorsero alla rottura del fragile patto di convivenza con la società cristiana. Insieme a Lorenza Liandro, io stessa, ho contribuito alla stesura del catalogo illustrando tempi e modi di una devozione che ha attraversato i secoli. Massimo Giuliani e Francesco Germinario riflettono invece sull'antigiudaismo e la sua permutazione in antisemitismo prima e dopo Auschwitz.
La seconda sezione del catalogo si apre con il saggio di Laura Dalbà sull'iconografia antiebraica, che tanta parte ebbe nella diffusione degli stereotipi antiebraici. Maddalena Ferrari e Domizio Cattoi si occupano dei luoghi di culto di Trento dedicati al piccolo martire, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la cappella del Simonino in Palazzo Salvadori, dove era collocata la sinagoga degli ebrei, quella dedicata al piccolo martire nella sua casa natale ubicata in via del Simonino. I due studiosi apportano novità significative frutto di un'attenta analisi archivistica. Maddalena Ferrari si occupa inoltre della committenza con storie e miracoli del Simonino, della committenza francescana e del ciclo processionale con storie e miracoli del Simonino, un tempo in San Pietro e oggi esposto in mostra. Valentina Perini propone un excursus storico sull'iconografia e sulla sua diffusione dell'iconografia e del culto del Simonino oltre i confini del Principato Vescovile. Un focus particolare dedicato da Perini e Cattoi all'iconografia della vera imago del Simonino nel periodo della Controriforma. Le schede delle opere esposte, che bene esemplificano le varianti iconografiche utilizzate nei secoli per diffondere l'immagine di Simone, concludono la sezione. In appendice, infine, il regesto del registro dei miracoli del Beato Simonino conservato presso l'Archivio di Stato di Trento, redatto da Brian Bolpani. Il catalogo volutamente non si sofferma sulle polemiche che hanno seguito l'abolizione del culto né sulla discussa interpretazione degli atti processuali. Abbiamo ritenuto che i saggi in catalogo potessero offrire un'esauriente e serena risposta a quanti hanno espresso dubbi o perplessità sulla rilettura critica della vicenda operata a partire dal Novecento e sulle decisioni che ne scaturirono. Nella convinzione che un museo debba stimolare la riflessione, fornendo al visitatore adeguate chiavi di lettura per un approccio consapevole e autonomo ai quesiti che la storia pone, abbiamo scelto di occuparci del caso di Simone da Trento, un episodio che risale al 1475, ma che presenta risvolti di grande attualità. Il tema, ce ne rendiamo conto, è estremamente complesso, delicato, ma lo abbiamo affrontato con la prudenza e il rigore che Monsignor Iginio Roger, autentico cercatore di verità, come qualcuno giustamente lo ha definito, ci ha insegnato. Vi aspettiamo in mostra.